Ottima affluenza il 1° maggio per la 23esima edizione della Stra Benevento sotto la direzione del presidente dell'amatori podismo Benevento, Pasquale Della Torca. Oltre all'amatori podismo della nostra città, la manifestazione è andata in scena grazie all'impegno dell'arcivescovo Monsignor Andrea Mugione e dell'avvocato Paolo Palumbo e ancora grazie al coordinamento del dottor Moschella con la polizia stradale per la chiusura del percorso. La gara podistica è divenuta ormai appuntamento fisso per migliaia di runners provenienti da tutta Italia e non solo, ha dato ancora emozioni e spettacolo. Nella 10 km riservata agli atleti tesserati ha vinto il quasi incontrastato molisano Ivan Di Mario con un ottimo crono di 30 e 22 davanti al magrebino Rocti con 30 e 42 e a Carmine Buccilli in 31 e 22. Quarto il giovanissimo keniano classe 95 Kipnegdich con 31 e 35, quinto Giovanni Grano con 31 e 37. Quanto alle donne, a vincere è stata la keniana Gladys Kemboi, classe 94, 14esima in assoluto con un crono di 35 e 43. Tanti esordi positivi anche per gli atleti beneventani come Adamo Giannino che ha chiuso in 50esima posizione con un crono di 39 e 21. Dalle 11.30 ha preso poi il via la Stra Cittadina coordinata da Michele Inglese, divisa in due categorie, la prima da 3 km riservata a tutti e quella da 1 km per tutti i ragazzini under 14.